come sempre siamo pronti. Ben ritrovato a Michele Fanton. Scusate, subito iniziamo con un po' di raucedine perché prima ci hanno fatto sgolare. Allora, riniziamo. Ben ritrovato a Michele Fanton. Grazie, la supercampione sta per partire. Il grande pubblico di Montevarchi oggi si è gustato un grandissimo spettacolo. Sì, oggi il pubblico che ha avuto la fortuna di essere qui presente in questo meraviglioso impianto che tra le altre cose ha rivoluzionato un sacco di punti di pista per renderlo ancora più spettacolare. Oggi, fino in questo momento, si è gustato veramente un MX2 spettacolarissima e altrettanto un MX1 altrettanto spettacolare, con, ribadiamo, un meraviglioso Chicco Piodi che alla tenera età di 44 anni, il futuro del nostro corso azzurro, oggi ha dimostrato delle cose meravigliose. Eh sì, e come detto, non per sminuire gli altri, ma e non per sminuire quello che ha fatto Chicco, ma è un pilota che non doveva dimostrare niente, è venuto qua, si è divertito, non partirà per la supercampione, anche lui aveva detto che sarebbe stato qui con noi, avevamo preparato tutto, speriamo che ci raggiunga, ma evidentemente gli piacerà più gustarsela da bordo pista, probabilmente. E allora, invece, per quel che ci riguarda, è iniziato già lo schieramento di partenza, vedete il numero 128 di Ivo Monticelli, oggi grande doppietta per lui, quindi ha dimostrato ancora una volta che se nel mondiale non gli riesce tutto benissimo, evidentemente c'è ancora qualcosa da migliorare, e speriamo che queste due vittorie di oggi siano da stimolo per lui per far bene già da domenica prossima a Teo Cental. Sì, infatti Ivo è, diciamo che, uno dei nostri azzurri più forti che abbiamo, dopo naturalmente Michele Cervellin, però quello che ci fa vedere nei campionati nazionali è veramente pazzesco, perché esprime velocità, consistenza e grandi risultati, cose che purtroppo nel mondiale evidentemente il suo stato psicologico non lo supporta. In questi eventi così importanti non riesce ad esprimere il suo potenziale, e speriamo che magari questo sia, come hai detto tu, di stimolo per presentarsi alle prossime gare convinto delle proprie potenzialità. Esatto, già da domenica prossima, così come si presenterà anche Michele Cervellin, un Lappucci che con piacere rivediamo nelle posizioni che gli competono, come abbiamo già detto, cambio di team, stessa moto ma nuove motivazioni che l'hanno portato a due bellissime prestazioni, il pilota del Montalbano Ionico con la KTM Revolution numero 211, poi Furlotti, bello aggressivo, purtroppo per lui due partenze così, e un grandissimo Brian Toccacelli che ha rimontato alla grande, era caduto in partenza, ma oggi è stata la giornata delle rimonte, perché, e poi di quelle importanti, nella MX1, nella MX2 l'ha fatto Toccacelli, lo hanno fatto altri, ma nella MX1 c'è stata la grandissima rimonta di Chicco, di Beggi che era caduto anche lui, e quindi direi che i senatori continuano ad essere veloci e ci mettono tanta grinta. Ci mettono molta esperienza, e questo fa capire che comunque il livello del motocross in Italia è ancora buono, però purtroppo visto che questi senatori riescono ancora a confrontarsi con i primi, vuol dire che i giovani devono cominciare ancora a lavorare moltissimo, e tanto. Allora, poi giovani, appunto, Cenerelli finalmente si mette in evidenza, il marchigiano con lo Squarna numero 209 ha ottenuto ottimi piazzamenti, tant'è che si è schierato in nona posizione dietro al cancello di partenza, e poi tutti gli altri che hanno ottenuto buone prestazioni per la MX2, non so se Alviera Vera, perché aveva avuto dei problemi, così mi è stato detto dal suo team, aveva dei problemi di stomaco, Lorenzo Ravera, e poi Lupino, Bonini, Mallè, De Bortoli, Chiodi, tutti quelli con Chiodi non partirà, Bertuccelli, Filippars, quelli della classe MX1 che sono pronti anche loro a partire. Ormai lo schieramento mi sembra che sia completato, che spettacolo vedere le tribune piene del Miravalle, e non solo le tribune piene perché c'è tanto pubblico anche a bordo pista, ingresso gratuito, sminuiamo la gara, non la sminuiamo, permettiamo a tanta gente di arrivare, direi che la risposta è quella, la seconda, è arrivata tanta gente e questo, al di là dell'incasso tra virgolette mancato da parte del motoclub, fa bene al motocross. Sì, fa bene al motocross, vuol dire che c'è tanta gente che è interessata a questa specialità, il motocross diciamo che è un po' sminuito in certi ambiti, però comunque il pubblico ci crede, molti sportivi lo vengono a vedere e oggi ci danno
do conferma a tutte le persone che sono sugli spalti, ma soprattutto quelli che sono intorno alla pista. Esatto, e allora la musica come sempre scandisce gli ultimi istanti, le cartelline Fiat Professional fanno il loro compito mostrando gli ultimi segnali, quello dei 15 secondi è già fuori, tra poco sarà la volta di quello dei 5 che sarà stato mostrato ora, la testa è bassa, long shot, Just One pronta per essere conquistata, vediamo da chi, se riusciamo a capirlo sulla riga bianca, e c'è la moto di centro, è ancora mucchio, ancora mucchio. Oteri lo riconosco, poi Paganini e vedo una maglia circuit che potrebbe essere per il Forato, mi auguro di no, oppure quarti, oppure ho visto la moto celeste, mi sembrava vedere Filippa in seconda posizione, anche... non vorrei sbagliarmi. Allora, la Pucci, all shot, Just One, se non vado errato. Poi c'è una Yama lì dietro e potrebbe essere quella di David, ed è quella di David, la riconosciamo anche dallo stile di guida. Poi ci sono un paio di Honda e una dovrebbe essere quella di Ale Lupino. C'è una bandiera gialla che sventola per una scivolata. No, allora, vi riparto al comando, la Pucci, poi mi sembra una maglia delle Fiamme Oro, dovrebbe essere quella di Lupino, non vorrei dire. Però, allora, le MX2 vanno forte perché la Pucci è un shot, nonostante ci sia un salitone. No, erano leggermente favoriti perché erano tutti dalla parte interna, per cui... Quella più scorrevole, più veloce. Però hanno azzeccato la partenza e poi evidentemente l'ha portata anche bene nella sua progressione. La Pucci ora è stato messo dietro però dal 19, allora cerco di capire le immagini, il sole che splende ci spara un po' a flash sulle moto. Brian Toccacelli questa volta è partito bene, almeno è riuscito ad evitare il mucchio. Non lo voglio dire, ma mi era sembrato di vedere una moto del Marchetti Racing a terra, e quindi non vorrei che fosse stata quella di Ivo Monticelli, mi auguro di no. E allora anche Furlotti non è messo male, tanto Lupino ha superato Filippais. Bravo, grazie, d'altronde l'occhio lungo ce l'hai, e come, e Ale Lupino, David Filippais, il primo giro che si chiude con poi allora la Pucci, Cervellin quinto, sesto posto per una Yama, dovrebbe essere quella di Pezzuto o Potisek, anche in questo caso purtroppo non mi parte, oggi siamo sfortunati con la tecnologia, non mi parte il live timing, quindi dobbiamo caro Michele fidarci dell'occhio che fortunatamente ancora ci assiste in maniera, il colpo d'occhio ci assiste, come, ma intanto numero per un pilota, la Pucci mi sembrava anche a me, no, davanti alla Pucci non era lui, e quindi allora ricapitoliamo, Filippais, abbiamo la Pucci, Mallè secondo, Mallè allora è in seconda posizione, piano piano stiamo risalendo alle posizioni di classifica che allora con Lupino, Filippais e Mallè terzo. Oh, piano piano ci arriviamo. Scusate ragazzi e ragazze che magari state seguendo insieme a noi questa gara. La Pucci ora. Esatto, c'è il Cerve che va all'attacco all'esterno. E però per il momento respinge l'attacco e dietro c'è Furlotti. Simone Furlotti. Quindi le 3-2-50 l'attacco interno per il Cerve, la resistenza che gli viene opposta da Nicolas Lapucci, che per il momento è rimasto lì. Vedremo se ce la farà ancora con Mallè, Lapucci e poi il Cerve che si danno battaglia per le posizioni di rincalzo con la Yama di Simone Furlotti, che precede un'altra Yama che però non riesco a riconoscere da chi sia condotta e da chi sia guidata, quindi niente da fare, ancora purtroppo non abbiamo segnali per quel che riguarda le posizioni, quindi ancora andiamo un po' alla cieca relativamente a quello che accade dietro, mentre fortunatamente le immagini ci aiutano. E Bonini non è messo male, mentre non abbiamo notizie di Ivo Monticelli, evidentemente penso che quella moto con il parafango celeste e bianco, purtroppo mi auguro di no, ma potrebbe essere stata quella di Ivo. Intanto l'attacco all'interno in una zona disastrata del tracciato dopo il gara 2 della E, passa il Cerve, quindi riesce a mettere la sua Honda in davanti alla KTM di Lapucci, che ora sta per essere attaccato, ma la risposta
di Nicolas, quasi un contatto tra i due, poi Brian Toccacelli è dietro, eccola di chi è la Yamaha alle spalle di Simone Furlotti. Piano piano risaliamo alle posizioni mentre arrivano il triplo lancio. Furlotti che va all'attacco di Nicolas Lappucci, attenzione all'esterno per tagliare poi la traiettoria e cercare spazio. Niente da fare, niente da fare per il momento. Respinto l'attacco da parte del pilota toscano. Ora si ributta dentro Simone Furlotti. Bella lotta ancora una volta, Michele. Sì, bellissima la lotta, ma soprattutto vediamo un Cervellin convinto. Ma ecco, intanto Furlotti è riuscito a superare Lappucci in questa ultima sezione di salti prima di arrivare nel traguardo finale. Intanto vediamo Cervellin, Furlotti, Lappucci, poi appena dietro l'altro Toccacelli in sella alla Yamaha, per cui grande bagarre anche delle MX2. Però intanto davanti fanno strada da soli Philippar e il nostro 77 delle Fiamme Oro, che è lì che sì, sta guidando come sa fare lui con allora intanto le altre posizioni che non riusciamo a darvi purtroppo oggi, veramente non siamo fortunati. Ma intanto vediamo Cervellin ha avuto la meglio, come abbiamo detto, di Lappucci, ed ora Lappucci che sta cercando di difendere la posizione dall'attacco di Simone Furlotti all'interno, poi si punta Simone e riesce a mantenere la posizione per il momento, il numero 211, ma nuovamente all'esterno ci riprova, perde per un attimo il controllo della moto e poi incrocio di linee con il numero 211, che andiamo a vedere come evolve la situazione. Mentre nel frattempo c'è, eccolo là, Cervellin all'attacco di Simon Mallet. Per la terza posizione davanti c'è Lupo, secondo c'è Philippars, terzo c'è Mallet, ma ora la terza posizione, mentre nel frattempo Lappucci è stato superato da Simone Furlotti. Toccacelli, Toccacelli, e poi Bonini subito dietro, appena dopo Bonini mi sembra di aver intravisto anche l'altro pilota dell'Honda che corre insieme con Cervellin, Zonta. Allora, esatto. E purtroppo niente, ora dovrebbe essere stato riattivato il live timing finalmente. Allora attendiamo che si ricarichi la pagina per poter vedere le posizioni reali, soprattutto per capire dove è andato a finire Monticelli. Ora si sta sviluppando anche la classifica nei sottotitoli, nella grafica sul nostro monitor, e non solo, anche su quello che vedete voi. Però per il momento infatti non c'è assolutamente ombra di Ivo Monticelli, peccato, e allora penso che sia confermata la sua debacle. Si in partenza 12esimo, grazie a Michele che mi ha fatto notare ancora prima che comparisse sul mio monitor la 12esima posizione di Ivo Monticelli, che probabilmente starà recuperando, mentre lì davanti c'è l'attacco di Matteo Bonini nei confronti di Brian Toccacelli, ma c'è anche ora il ritorno alle spalle, eccolo qua, Brian, e non è lontano Matteo Bonini. Intanto un pilota caduto sul piazzale di partenza, sicuramente sarà prontamente soccorso dal personale di servizio, come sempre professionale, attento e preciso. Intanto l'attacco di Matteo Bonini, che ha tentato la manovra lupino, potremmo chiamarla, ha saltato lungo e tagliato la curva all'interno, ha fatto il triplo, è riuscito a curvare all'interno e a superarlo, esatto, però non gli è riuscita, ma ci riproverà nuovamente. Zonte nono, decimo Furbetta, poi Croci, Monticelli dodicesimo, Marini, Beggi, ancora una brutta partenza per Cristian Beggi, De Bortoli anche lui brutta partenza purtroppo, ma comunque in quindicesima posizione davanti a Cederelli. Ravera, che nonostante i problemi di stomaco è riuscito a partire, ed ora le segnalazioni da parte dei commissari, vedete, corretti i piloti finalmente, non si salta, si va in fila indiana perché si stanno portando i soccorsi ai piloti, quindi bandiera rossa, bandiera rossa penso, no, è risolto, quindi penso no, allora si rinizia.
soccorso il pilota, e questa è la cosa importante, messo in sicurezza, e questo ha fatto un po' da safety car queste bandiere, però è giusto, perché bisogna pensare sempre all'incolumità dei piloti che sono caduti. Eh no, bandiera rossa, allora niente. Ora la bandiera rossa che interrompe la gara, evidentemente è stata presa la decisione da parte della direzione gara e del race director che vediamo inquadrato in questo momento, Andrea Barbieri. Evidentemente non erano finiti i soccorsi da portare al pilota, e non penso che neanche sia ritenuta valida la gara fatta fino a questo momento, perché non erano trascorsi i 75% di giri, se non vado errato. Quindi allora, l'importante è il primo pensiero al pilota caduto, questa è la cosa più importante e fondamentale, per con l'augurio che non ci siano problemi per lui. E non vedo una moto spinta da una Honda, però non voglio assolutamente, non so assolutamente di che possa trattarsi, anche perché si era bloccata per il momento anche la visualizzazione, quindi non. Ed ecco allora sentiamo Giorgio Marincioni, che era stato bloccato da Tambu, ma è scappato perché Ivo Monticelli evidentemente è rientrato in pit lane. Quindi Tambu, se mi senti, magari rassicuriamo sulle condizioni del pilota, che è la cosa fondamentale, se ti puoi informare. Sì, io da qui in alto non riesco a vedere la situazione. Monticelli era appunto caduto, come era apparso a te, nel primo giro qui nella curva qui in alto che portava su ancora nella parte in salita, e quindi si trovava in posizione arretrata. Adesso però tutta la concentrazione è sul pilota caduto. Andiamo a vedere, vediamo, probabilmente dalla tua postazione riesci a vedere qualcosa, e aspettiamo di sapere qualcosa in più. Sì, naturalmente facci sapere, perché la cosa fondamentale è l'incolumità, l'umità, o quantomeno i danni leggeri che ci auguriamo abbia riportato il pilota. Intanto il lupo, che era passato indenne dalla bandiera rossa, torna indietro, ed ora il consueto i tecnici che corrono in pit lane, mentre vedo i ragazzi dell'Asso Motor parlare tra di loro davanti alla porta dell'infermeria. Non vorrei dire, ma mi sa che il ragazzo a terra era, non lo diciamo, perché anche se la sua famiglia è qui, probabilmente mi è sembrato che potesse essere un ragazzo del team Asso Motor, quindi vedremo. Non voglio far nomi perché non ne sono sicuro, anche se mi sembra di aver capito di chi possa trattarsi. Per cui ci auguriamo, naturalmente, il primo obiettivo di tutti noi, che non ci siano problemi per i piloti, o quantomeno si risolvano in fretta. Ora vedremo, appena riusciremo a saperlo, quelli che saranno le decisioni della direzione di gara. Infatti, anzi, Massimo, se sei lì in zona, se ti puoi portare gentilmente, se riesci ad essere coperto zona direttore gara o race director, per capire se la gara, come pensiamo, Michele, riprenderà da zero, perché trascorsi neanche metà del tempo, per cui sicuramente si riprenderà da zero, almeno sicuramente pensiamo noi che si riprenderà da zero. Praticamente erano passate appena 7 minuti, avevano fatto solo 3 giri, per esatto. Cui sicuramente la gara, se riparte da zero, quindi i piloti, i meccanici che saranno andati sicuramente a prendere le taniche per il rabocco sul serbatoio. Eccolo qua, Ivo Monticelli caduto in partenza, si era già lanciato nella rimonta che l'aveva portato fino alla 12ª posizione. Ora via, cambio di maschera, perché vanno ricaricate le lenti a strappo per una nuova partenza. Sicuramente avevano cambiato gli occhiali, ripuliti, e sicuramente anche le moto, avevano rifatto il rifornimento di benzina e magari tolto un po' di fango da sotto i parafanghi, in modo da rendere anche la moto più leggera. E quindi noi naturalmente ora andiamo avanti di chiacchiere cercando chi sia caduto, chi sia caduto, e che ci auguriamo intanto Maurizio Martin con l'occhio, con Armando Dazzi, che è colui che crea i tracciati e colui che sta modificando il tracciato di Montevarchi per intanto questo è Yuri Quarti, pilota, non assolutamente non era lui il pilota caduto, quindi sta anche lui aspettando la decisione, mentre l'applauso
Sì, infatti allora la mia sensazione era giusta. Alberto Forato, il pilota caduto, lo dico perché i suoi genitori sono qui, quindi non allarmo nessuno, ma state tranquilli perché sicuramente, come sempre, lo staff medico si è preso, come abbiamo avuto modo di vedere, si è preso cura del pilota. Sicuramente ora a breve avremo anche le informazioni relative alla ripresa della gara, non che sia la cosa più importante, assolutamente la cosa più importante è che non ci siano conseguenze per Albi, di cui abbiamo parlato tra l'altro un gran che bene nella gara precedente, ma questo è il motocross, nel bene e nel male ci stanno le cadute, ci stanno gli infortuni, quindi l'importante è che il tutto si risolva nel migliore dei modi, anche perché sì, era un tratto veloce ma non c'erano salti, niente, evidentemente lì adesso facciamo delle congetture. Sbacchettata della moto in salita e poi avrà fatto un high side come... o anche un contatto con un altro pilota che non abbiamo visto, esatto. Magari nella salita un piccolo contatto, la moto ha perso aderenza, è caduto, con l'augurio insomma, appunto, intanto i commissari di percorso, la staff della direzione gara che stanno probabilmente valutando il da farsi, tra questi c'è anche Maurizio Martin che segue Michele Cervellin da tante stagioni, il team Veneto quest'anno con i colori ufficiali HRC nel mondiale motocross MX2. Quindi ora attendiamo naturalmente per sapere come e se si procederà. Dicevo, io penso che sia in collegamento il nostro Tambu, quindi gli chiedo, ecco, lo vedo lì che sta avvicinandosi, l'ho intravisto, intanto Michele che va a sistemare il cancello, cosa che non possono fare più nel mondiale motocross. Riccio, con le griglie, vai. Siamo qui, sto aspettando il race director per avere un'informazione ufficiale, pare che non sia nulla di così grave, quindi rincuoriamo chi ha visto la caduta, aspettiamo però dare notizie a quando arriverà il race director per avere qualcosa di più chiaro. Noi siamo qui, siamo pronti. Grazie mille, questa come detto è già la cosa fondamentale, quindi non ho visto particolare agitazione anche da parte dei ragazzi del team Assomoto Red Moto che aspettavano lì fuori la porta dell'infermeria, quindi staff medico di altissimo livello come deve essere, come c'è in tutte le piste che ospitano le gare, non solo i campionati italiani, non solo i mondiali, ma tutte le gare diciamo che sono ben assistite. Per cui dicevo, ragazzi che si stanno preparando il cancello, cosa che possono fare nell'italiano ma non possono fare più nel mondiale. Allora siamo con il race director Andrea Barbieri, eccolo qua. Sì, vai, eccoci qua. Allora, cosa è successo? Beh, è successo un incidente lì, siccome non sapevamo l'entità dell'incidente, onde evitare delle problematiche più gravi per il pilota che c'era in terra e al momento non si muoveva, ho preferito mettere bandiera rossa e non è cascato il mondo. Ora ripartiremo con una gara con 5 minuti di meno di quella che doveva essere prima, perché ne hanno già fatti 7, rifacciamo il giro di cognizione, tutto normale, ma l'importante è che Alberto Forato stia bene. Benissimo, allora sappiamo che Alberto Forato, ci conferma il race director che sta bene, abbiamo visto accorciamento della gara, lasciamo Barbieri alla sua incombenza, grazie, buon lavoro. Allora grazie perché ci rincorriamo tutti e questa è la cosa fondamentale, come detto il motocross, il motorsport è questo, è l'incidente dietro l'angolo, ma anche in questo caso sembra di capire che tutto si stia risolvendo nel migliore dei modi ed ora allora attenderemo naturalmente indicazioni anche riguardo l'esatto minutaggio della gara più i due giri, quindi probabilmente si partirà 15 minuti più due giri a questo punto, gara che partirà da zero, quindi quello che è stato fino adesso non è valido per, almeno penso, non, sì, non, sì, nel no, motocross no, non no, esiste no, una somma non somma di gare tra i due tempi, per esatto. Cui partirà la gara da zero, saranno i 15 minuti, visto che il race director ha confermato che la gara sarà invece di 20, 5 minuti in meno, tanto sentiamo ci non è abbastanza la benzina per i due tempi, per me è uguale, anziché fare 15 tolgo, perché se prima era abbastanza tolgo 7 minuti diventano 13, comunque ora facciamo 13 minuti più due giri, dunque la benzina non puoi dirmi hai fatto un giro di cognizione più, lo fai al minimo, guardi, ok?
Allora, abbiamo, siamo azzittati perché Andrea Barbieri è risolutivo e ha capito quali sono i problemi, ma a questo punto, anzi Max, ma Tamburelli, se puoi chiedere, non penso, perché non penso che il regolamento lo preveda, non mi è mai capitato che ci sia una somma punti. No, io penso che si parta tutti, anche perché si parte tutto il cancello, quindi quindi ho detto quanto abbiamo capito si fa da zero con la gara accorciata, quindi non accorciamento, non somma di punti. Ok, grazie Tambu, e allora ancora più breve. Chicco si starà mangiando le mani, porca miseria, non l'ha fatta Chicco Chiodi perché era abbastanza cotto a fine di gara 2, quindi ha detto questa era da capire. Esatto, assolutamente. Quindi vabbè, l'importante è che Alberto sia bene, l'importante è che ci sembra di capire che non ci siano assolutamente grossi problemi, quindi giustamente ha detto Andrea, non avevamo l'entità del problema di Alberto, visto che non c'è in palio ancora nulla e la sicurezza è l'obiettivo fondamentale di tutti, si è preferito fermare la gara e poi ripartire. Ora sarà ancora più tirata perché 13 minuti non c'è una gara di resistenza, da partire bene, da non cadere e da essere subito concreti e determinati per battagliare per le posizioni di vertice. Quindi piloti che preparano il cancello, come detto lo preparano ormai solamente nelle gare di campionato italiano, perché nel mondiale purtroppo c'è chi è favorevole, c'è chi è contrario a questa nuova regola, sì, le griglie che sono state messe dietro il cancello di partenza mettono tutti nelle stesse condizioni, quindi in questo caso però abbiamo visto che chi parte all'interno della prima curva è un po' favorito. Indubbiamente la posizione del cancelletto rispetto all'ingresso della prima curva dopo la salita di Montevarchi, molto caratteristica, agevola molto i piloti che partono tutto sulla sinistra, perché quello lì, infatti gli MX2 che vengono schierati per primi rispetto all'MX1 che sono molto più potenti, sono agevolati da questo punto di vista. Però abbiamo visto Philippe Haer che dopo la prima curva era già secondo, esatto. Per cui i grossi motori ne fanno sempre da padrone. Esatto, quindi ora guardate, proprio con precisione certosina fanno anche la righetta, tornano bambini con la paletta e Secchiello quando erano in spiaggia tolgono i sassi, come detto era una parte coreografica delle prepartenze mondiali, anche belle, perché poi alla fine abbiamo visto che chi parte davanti comunque. Indubbiamente poi dopo quando un pilota è predisposto a partire davanti parte sempre in testa, ma comunque con questo nuovo regolamento che c'è attualmente nel mondiale agevola un po' tutto lo schieramento, tutti quanti partono allo stesso livello. Esatto, se ci fosse la pioggia non c'è chi parte sul fango, quantomeno. Intanto viene dato il segnale 10 minuti che si può iniziare il giro di ricognizione, ma evidentemente come sempre il giro di ricognizione facoltativo, di conseguenza ci sembra di capire che non siano intenzionati a prendere il via, perché la pista la conoscono bene, d'altronde sì, non ti dico che è inutile. Vai Tambo, mi sembra di vederti con Ivo Monticelli, anzi esatto, qui Ivo. C'è Ivo Monticelli, un piccolo errore nel primo giro di questa super campione, però la situazione adesso si ripete da zero. Sì, dai, alla fine diciamo che sono stato fortunato io perché non ero partito bene e niente, sono goduto del primo giro anche. Ero dodicesimo, purtroppo Alberto è caduto e mi dispiace. E dai, adesso cerchiamo di rifarci, comunque abbiamo una seconda opportunità, quindi cerchiamo di non mancare questa opportunità. Benissimo te Riccio. E allora Ivo giustamente ha detto è andata così, l'importante è che Alberto, di cui anche lui è amico, stia bene e questo ce lo aspettiamo quanto prima. Vediamo ancora lo staff della Somotor che è lì fuori la porta dell'infermeria, quindi direi che è tutto abbastanza tranquillo. Se ci fosse stato qualcosa di più grave sarebbero già partiti, quindi esatto. Questo ci rincuora e ci fa piacere che sia così. Allora, intanto lo staff della direzione di gara ormai sta preparandosi per dare il via. Come abbiamo visto, il cartello dei 10 minuti alla partenza era stato esposto e quello significa che chi voleva iniziare il giro di ricognizione poteva farlo.
E non è obbligatorio il giro di ricognizione, come aveva detto Andrea Barbieri, e come lo ribadiamo e lo sanno i piloti, lo sanno per il regolamento, e quindi ora attendiamo che ricominci lo schieramento al cancello di partenza. Ci sarà il vuoto della moto di Forato, probabilmente anche non so se ce ne saranno altri di buchi lì nel cancelletto, con la pista che è pronta ad accogliere questi ultimi 13 minuti, chissà. 13. Sicuramente qua l'importanza ancora più importante è riuscire a partire davanti, esatto, perché 13 minuti sono, esatto, pochissimi. Anche se, ecco, tra i piloti, per carità, ci sono anche dei non professionisti tra questi 40, ma 20 minuti di gara diciamo che li reggono più o meno tutti. E il difficile diventa dai 20 in su. Esatto, per cui 13 minuti sono all'abordaggio di tutti. Qua sicuramente adesso i piloti dovranno spingere al massimo dal primo all'ultimo giro. E io credo che vedremo delle grandi bagarre interessanti da commentare, ma anche da sviluppare. Da sviluppare, la vedranno bene invece gli amici che sono giunti qua sul tracciato di Montevarchi, mentre vanno a prendere posizione dietro al cancello di partenza i piloti. Lo scorrere, c'è un pilota che sceglie della MX2 che potrebbe schierarsi tutto all'interno, invece che mi sembra che di aver capito che ha girato dalla parte opposta, però qui ognuno fa le sue scelte e assolutamente non c'è nulla precompilato, oppure ognuno va dove vuole. Ci sono 40 cancelli a disposizione, naturalmente chi si schiera per primo può scegliere quello che pensa sia il migliore, poi è liberissima la scelta anche degli altri. Eccolo qua Filippo Grigoletto, il pilota, uno dei tuoi ragazzi, che sta crescendo bene, direi. Ma sta crescendo bene, ha avuto un paio di stagioni veramente difficili, adesso pian pianino quest'anno l'abbiamo ripreso in mano, lo sto curando sia fisicamente che tecnicamente, e niente, Filippo ha una gran voglia di ritornare ai grossi livelli, a grandi livelli, perché è un gran talento e che ci vuole una bella base di lavoro, e pian pianino stiamo crescendo. Sì, e dicevo anche in cronaca precedente, quando c'era con me Alex Zanni, avevo detto che viene da delle stagioni non sfortunate, di più problemi alla schiena, ernie e quant'altro che lo hanno limitato, e lui che merita, perché ha vinto un campionato europeo con l'Honda 150, per cui pilota da tanti anni fin dal minicross, sempre tra i protagonisti. Ci auguriamo che piano piano ritorni ad essere soprattutto spesso là davanti nelle posizioni che contano. E allora, pronti per andare a vedere qui di rimonte, che è stata un po' la caratteristica di queste giornate, penso che ne vedremo poche, almeno non ci sarà tempo di vederle perché la gara è abbastanza breve. Sì, non sono abituato a dar giudizi sulle decisioni della direzione di gara, se la decisione è stata questa avrà avuto le sue buone motivazioni Andrea Barbieri, quindi è inutile che facciamo congetture o facciamo polemiche o quant'altro. Ha deciso così, i piloti, mi sembra che nessuno abbia protestato sulla lunghezza della gara. L'unica appunto è stato fatto per non poter fare il rabbocco del serbatoio, le moto non possono uscire, ma volendo il meccanico poteva correre e in pit lane si può fare benzina, come, assolutamente, quindi penso che questo sia il problema minore. Comunque, pronti, assolutamente pronti naturalmente ora a partire, pronti per il cartello dei 15 secondi alla via, il launch control, guardate quell'aggeggio sopra il parafango, la centralina Get che regola i giri, una sorta di limitatore di potenza, ma ci siamo, cartello dei 5 secondi sta per scattare, gara 2, anzi super finale, gara 2 della super finale, just one all shot per Brian Toccacelli, la maglia mi sembra quella del team Caparvi. Zonta. A terra, no, chi è? A terra lì c'è Zonta, sì, 200. Fosse... 200 ho visto Zonta. Zonta. Quindi lui è certo, e l'altro è... No, Furlotti. Simone Furlotti, erca miseria, non gliene va bene. Quando c'è un guaio c'è di mezzo spesso lui, e l'ennesima volta era in mezzo a questo guaio. Vabbè, peccato per Simone, tutto più complicato, tutto più difficile, ed ora Mallet davanti. Lupino, e allora mi ha tradito il giallo, non era dietro Brian Toccacelli, che vediamo ora inquadrato in questo momento. Guardate che movimento che c'è in quella curva ricca di solchi e di canali, e andiamo a vedere allora di capire soprattutto quello che
il pilota, ma lei dovrebbe essersi aggiudicato l'all shot just one, mentre ora cerchiamo di capire, vedo un'onda fiamme oro, potrebbe essere Lupino e anche il sole, il riverbero, quello è Bertuccelli, dietro c'è Cervellin. Allora i due inquadrati sono davanti Bertuccelli, dietro Cervellin. Primo Mallet, secondo Lupino e piano piano stiamo ricostruendo la classifica. Simon Mallet, Ale Lupino e David Philippers, e poi c'è Bertuccelli davanti a Cervellini e la Pucci, Bonini, e la Pucci non è poi così lontano, mentre Ivo Monticelli ha detto beh, mi è andata bene che c'è un'altra partenza, ma purtroppo per lui non può far meglio di quanto non avesse fatto in gara 1 quando era caduto. Allora già l'attacco di Ale Lupino sulla Honda MB di Simon Mallet, il francese va a chiudere la porta in faccia ad Ale Lupino, che però è lì vicino e attenzione perché sta arrivando anche David Philippers con la quarta posizione nelle mani di Bertuccelli, quinto Cervellin, sesto Bonini, e mi sembra che si siano liberati, allora mi sembra che si siano già liberati di La Pucci. Andiamo a vedere il live timing se ci si attiva, eccolo qua finalmente, questa volta fin dall'inizio con Bonini sesto, settimo La Pucci, ottavo De Bortoli, poi quarti Toccacelli in decima posizione e Monticelli, niente da fare, quindicesimo, quindi ancora una brutta partenza per Ivo Monticelli. Guarda quante 2.50 ci sono lì davanti, c'è quella di Cervellin, c'è quella di La Pucci, di quarti, di Toccacelli e poi c'è quella di Paganini e di Furbetta. Beggi ancora con la MX1 in tredicesima posizione davanti all'altra MX1 di Muratori, poi Monticelli come detto quindicesimo, e la prima 300 è quella di Thomas Marini, il sammarinese con il numero 80, mentre c'è Ale Lupino che tenta nuovamente l'avvicinamento a Simon Mallet, questa volta curva esterna non ha attuato la manovra Lupino. Ma indubbiamente adesso Lupino starà monitorando un po' diciamo le traiettorie che sta facendo Mallet, non sta attaccando perché comunque sta aspettando che magari le sue energie vengano meno, perché abbiamo visto che Lupino dopo 3-4 giri comincia a scaldarsi e lì comincia ad attaccare, ma c'è anche David Philippers. Intanto vediamo qua in discesa che Lupino con un'altra traiettoria si avvicina e vediamo nelle wave cosa riuscirà a fare Alex, se riuscirà addirittura a sopravanzare prima della vicina. Sono allo specchio, vicini uno all'altro, screbale nel salto che precede quello d'arrivo, la traiettoria interna favorisce Simon Mallet, ma poi taglia la grande la curva Ale Lupino, però la risposta c'è e come da parte del francese, ma ora grande taglio all'interno, bella manovra, ora traiettoria esterna che affronta la davanti in uscita, la traiettoria invece favorevole per il francese che rimette la sua onda lì davanti alla onda Asso Motor Remoto di Del Lupo, poi la Yama di DP19 che sembra stia attendendo l'evolvere della situazione, ma deve fare in fretta perché mancano 9 minuti più 2 giri. Bertuccelli, grande gara di Gio Bertuccelli, vai Tambu. Niente, mi dicevano che c'era Tambu in linea, invece non lo sentiamo, allora torniamo a seguire la bagarre, la lotta per il vertice tra Simon Mallet e guarda quanto si è avvicinato David Philippers, favorito anche dalla lotta tra i primi due, dietro non cambia la situazione, sempre Bertuccelli, Cervellin e Bonini, e l'attacco ancora all'esterno questa volta, poi non ha preso la sponda ma taglia la traiettoria interna, ancora una grande manovra per Ale Lupino. Sì, era lì che stava attendendo il momento propizio per superarlo senza magari il contatto fisico, grande Lupino, l'ha superato con una bellissima manovra esterno-interno, e intanto vediamo se anche David approfitta di questa situazione di Mallet che è un po' sbigottito dal sorpasso di Lupino e magari può approfittarne. Sì, perché gli è andata a chiudere la traiettoria, invece Lupo è andato largo, poi è tagliato interno, ed ora anche David è pronto per affrontare l'azione di attacco nella zona ritmica, le wave, l'angolancio, ma per il momento Mallet rimane lì, alle loro spalle sono forse troppo lontani, sicuramente troppo lontani invece gli altri piloti in lotta per le posizioni di vertice, che con Bertuccelli e Cervellin, la Honda 450 del party racing di Bertuccelli, la Honda 250 HRC di Cervellin, l'attacco di David ci prova, ma Mallet chiude nuovamente la porta.
chiude la porta, ma grande David adesso sicuramente in discesa ci riproverà con un'altra manovra alla Lupino, all'attacco in discesa all'esterno, sicuramente si finirà all'interno. Sì, infatti ha scelto la traiettoria giustamente più veloce, ha messo in condizione Mallet di non poter chiudere più la porta e David si prende il secondo posto ed ora vedremo se avrà, aver detto che aveva preso un sasso al termine della prima gara e era andata a mettere il ghiaccio e poi aveva avuto qualche problema alla moto. Sicuramente i problemi alla moto ci auguriamo e gli auguriamo li abbia risolti ed ora vedremo se avrà la velocità e la grinta necessaria, quella sicuro, la forza di recuperare e soprattutto non abbia problemi fisici di recuperare nei confronti di Ale Lupino che aveva colpito la caviglia, quindi anche una botta ancora sulla caviglia già malandata. E Lupino no, questo Cervellini che va a superare in volo Bertuccelli, quindi Bertuccelli che retrocede quinto, Cervellini che guadagna la quarta posizione, ma direi una grande gara per il siciliano, il dominatore dei Super Mare Cross, ma che dimostra ancora una volta di saper dire la sua e come anche sui terreni duri. Sì, infatti Bertuccelli è sempre partito bene, tra le altre cose agevolato dalla partenza Verencia Amici di Ali, un ritmo discreto nei primi giri, però dopo evidentemente anche la forma fisica non è ottimale e retrocede giro dopo giro. Infatti Cervellini qui è riuscito a superarlo, è sempre stato alla quarta posizione e come vediamo c'è anche Matteo Bonini che è sicuramente cercherà l'attacco di Bertuccelli nei prossimi passaggi. E dietro c'è la Pucci e dietro un grande recupero per Davide De Bortoli che è lì e tiene la ruota di Nicolas Lapucci, quindi ci si prepara per la battaglia anche nelle posizioni di rincalzo. Bonini sembra quello forse meno incisivo in questo momento visto che non riesce a prendere metri su Lapucci, ma sicuramente mi contraddirà presto, me lo auguro per Matteo che sta avvicinandosi. Quindi Toccacelli che è nono, decimo Furbetta, poi Paganini undicesimo, Muratori dodicesimo, tredicesimo Ravera, Albertoni, Beggi quindicesimo e Monticelli ventesimo, no? E evidentemente qualche problema per Ivo, oltre alla brutta partenza ha perso altre 5 posizioni, quindi è probabile che non inquadrato ci sia stata un'altra scivolata per Ivo Monticelli. Peccato. Peccato per lui perché ci teneva a fare una buona partenza in questa seconda chance che il destino gli aveva dato, ma evidentemente le cose oggi in questa superfinale non dovevano andare così. Sì, comunque anche con i pochi punti che guadagnerà in confronto invece ai tanti più punti che guadagnerà Cervellin, dovrebbe rimanere nelle mani di Ivo Monticelli la tabella rossa. Poi al termine avremo modo di vedere le classifiche per capire appunto chi si presenterà ad Ottobiano il 3 e 4 di giugno in quella che sarà una sorta di aperitivo del Gran Premio della Lombardia che si terrà sempre ad Ottobiano a fine giugno. Ah, indubbiamente sarà un aperitivo bello e buono, bello, tutti, bello gustoso, bello bello spritz con del buon prosecco. Sì, per grandi appassionati e giusto per fare da parentesi a quello che sarà poi il grande evento che ha cambiato il mondo, visto che adesso il nostro grande Tonino intanto è una caduta. Ancora una caduta. Però situazione molto tranquilla, il pilota sembrava stia gattonava e quando si gattona non è mai bello, però l'importante è muoversi e questo è fondamentale. Intanto l'attacco di Bonini nei confronti di Bertuccelli che come detto ecco mi smentisce, quindi buon per Matteo Bonini che ha guadagnato su Bertuccelli ed ora Lapucci anche lui che potrebbe andare a guadagnare la posizione di Bertuccelli, ma qui bisogna andare piano perché il pilota è stato accompagnato fuori pista, ma ci sono ancora gli operatori del servizio della misericordia a cui va il ringraziamento da parte di tutti per il lavoro che svolgono, che erano in pista, quindi si deve rallentare. Nel frattempo Lapucci va all'attacco di Bertuccelli che inizia a sentire il peso dei minuti che sono trascorsi e lascia la posizione nelle mani del pilota toscano che così guadagna la sesta piazza. Settimo è Bertuccelli, poi Toccacelli che potrebbe avvicinarsi, attenzione a Toccacelli, Furbetta, De Bortoli, Paganini e Muratori dodicesimo, mentre dicevo di Ottobiano che vedrà un altro appuntamento importante per la gente fuori al comune, verrà consegnato l'importo che è stato ricavato dalla vendita online delle maglie all'asta online sul sito mxnews.net, quindi se non l'avete fatto andate a mxnews.net, c'è un'asta, ci sono maglie, caschi, tabelle e tanto altro. Intanto un'altra caduta per un pilota, ma anche lui stava assorbendo il colpo.
e quindi potete vedere questi oggetti. L'intero ricavato andrà al comune di Caldarola, comune terremotato, per la ricostruzione di un parco giochi per bambini. Quindi questa è una notazione che tenevo, a cui tenevo particolarmente, e torniamo invece a seguire la gente fuori del comune in pista che sta dando lo spettacolo. Questo è Brian, e appena parli di spettacolo quasi mi avesse sentito, ha sgrembato e ha messo la moto di traverso, e anche lui, dicevo, potrebbe andare all'attacco di un Bertuccelli che ci sembra in crisi in questo momento. Numero 60 per Brian, numero 275 per Joachim Furbetta, e ancora bandiere gialle. Qui bisogna andare piano, guardate, estremamente corretti. Era la caduta del pilota in precedenza, Manuel Jacopi con la Yamaha 300 del JK, è ancora lì, bandiere per portare i soccorsi al pilota in precedenza. Ora sono sotto il salto, eccola, vediamo le teste che si muovono, quindi nessun problema, ci sembra di capire, nessuna concitazione, solamente naturalmente salvaguardare l'operato del personale paramedico che sta operando all'interno del tracciato. Quindi gara che continua, ormai il tempo sta per azzerarsi o sbandata per Brian Toccacelli a confronto con Joachim Furbetta. San Marino sulle difensive, il romano all'attacco, all'interno Joachim, che ha mancato la qualifica a Vankersvard, a Kegums nell'europeo in gara 1, gli ho detto svegliati e mi ha sentito, in gara 2 ha fatto nono, quindi è andato bene, ma deve essere più continuo Joachim, lo vogliamo più continuo, perché anche lui sappiamo che di capacità ne ha e come. Quest'anno comunque ha dimostrato una buona preparazione, in queste gare c'è più consistenza anche nei risultati, per cui la crescita di Ryan è buona, e speriamo che adesso si riconfermi, oltre che nei campionati nazionali, che sta dimostrando una buona velocità e di buoni risultati, anche nel campionato europeo, dove sicuramente è improntata tutta la sua stagione. Sì, assolutamente, perché vuol far bene, sta cercando in tutti i modi di essere protagonista nel campionato europeo Joachim Furbetta, nell'italiano il sammarinese, mentre Bonini transita ora, e sono passati prima dello scadere del tempo, quindi è ancora bandiere gialle a segnalare il servizio medico in questo caso, e inquadrato è sempre Cervellin, quindi la situazione, la quarta piazza del pilota di Chiuppano, e ora va, no, è troppo lontano Mallè, direi che pensi tu Michele? Ma è lontano, anche perché mancano solo due giri alla fine, al prossimo passaggio, quindi tre giri, impossibile, esatto, per Michele riuscire a recuperare appunto i secondi, sei secondi, sono 5 secondi e 6, ci vorrebbe un miracolo per Michele, e anche un rischio che forse è il caso non prendersi, perché l'importante poi è finire integri. Esatto. Visto che la stagione ancora è voglia, si è lunga, siamo solamente ai primi di maggio e hai voglia ancora di gare, ce ne sono, di campionato italiano ne mancano 4, di mondiale ne mancano tante ancora, e accontentarsi a volte è necessario. Simon Mallet inquadrato, il francese è per il momento in terza posizione, anche se un francese sul nostro podio ci farebbe più piacere vedere un veneto, non è in dubbio, da nazionalisti spudorati quali siamo, vabbè, però onore e applausi per Simon, che sta facendo una grande gara. Si volta indietro per sincerarsi che Mallet non gli possa procurare fastidi, David Philippers, che evidentemente inizia a risentire di un po' di appesantimento delle braccia, e attenzione perché Mallet non è lontano, e quindi David non ti voltare più, perché già voltando ti 2-3 decimi l'hai persi, e Mallet invece sta guardando bello dritto davanti a sé, mentre Michele ha guadagnato, ha iniziati gli ultimi due giri, probabilmente, esatto, due giri segnalati anche dalla grafica, per vedere invece Cervellin che ha guadagnato 1 secondo e 3 a questo giro, però è veramente, ci vorrebbe una cosa fuori del comune, quello che potrebbe fare Cervellin. Li vediamo in campo lungo, questo è David Lupo, e se n'è andato ancora una volta, risolve i problemi scappando e guidando la gara con in questo caso 8 secondi e 8 di vantaggio nei confronti di David Philippers, inquadrato in questo momento in questa che è diventata una trappola la curva che ha percorso ora, ed eccolo, grazie a Luca Noce che almeno ci fa vedere come guida Ale Lupino, che ha iniziato così il suo ultimo giro e mezzo davanti a tutti, solitario, e quantifichiamo anche in termini di metri il suo vantaggio nei confronti
di David Philippers e ancora l'inquadratura imperiale Lupino all'atterraggio del triplo lancio, la nuova, il nuovo tratto realizzato qui alla Miravalle con David Philippers, Mallet e Cervellini in quarta posizione, che come detto però probabilmente non riuscirà a completare la sua fase di avvicinamento e di tentativo di attacco nei danni di, ai danni di Simon Mallet per andare sul podio della supercampione con il Lupo, che anche oggi direi cosa doveva fare di più. Ha fatto il massimo anche con un piccolo infortunio alla caviglia, questo fastidioso risentimento che ha appunto creato un po' di così di timore per Lupo per la gara di oggi. Invece ha dimostrato caparbietà, tenacia e soprattutto convinzione delle sue potenzialità, anche se aveva questo male alla caviglia, ha dimostrato di essere il pilota italiano più forte. Quella che gli chiediamo sempre nei mondiali, ad Arco quando facevo lo speaker in pista gliel'ho detto più e più volte anche, però capiamo che è facile dirlo per noi, dopo metterli in pratica anche le motivazioni nella testa del pilota magari cosa frulla, però io così convinto, vederlo così convinto mi farebbe piacere anche nel mondiale. Ad Arco all'onore del vero lo è stato, perché ha fatto un ottimo risultato, poi invece purtroppo il chissà, poteva anche andare meglio se non avesse preso la botta a Valkersvad che lo sta limitando. I piloti devono essere al 100%, perché guidare in condizioni meno matte, con un fastidio anche psicologicamente, se il fastidio non è grave può creare un rallentamento e quindi è comprensibile assolutamente. Sono dei professionisti, fanno al meglio quello che piace loro, che è il loro lavoro, ma naturalmente devono essere integri. Ale Lupino ormai è lanciato verso il traguardo, ancora una volta 3 su 3, eccolo qua che va a mettere dietro un pilota più lento, dietro non mi sembra sia successo niente, almeno lo vediamo dalla grafica, tant'è infatti Cervellin ha girato più lento di Mallet, quindi si sta accontentando giustamente Michele Cervellin e quest'ultimo giro non dico che stia passeggiando il Lupo, ma sicuramente sta andando via tranquillissimo, sa che aveva 8 secondi abbondanti di vantaggio. Ora inizia la discesa verso l'ultimo tratto di pista per il pilota delle Fiamme Oro, Asso Motor Red Moto, sta affrontando gli ultimi metri, per l'ultima volta affronta le wave e poi un doppio in salita e il finish jump per una vittoria facile facile, una festa limitata per lui perché sa che Albi era caduto, il suo compagno di squadra. Secondo David Philippers e questo ci fa piacere. Terzo posto per Mallet, che comunque è soddisfatto. Simon Mallet è soddisfatto per il risultato ottenuto e poi arriverà Michele Cervellin che si è accontentato del quarto posto. Bravo Matteo Bonini quinto, almeno questo dovrebbe essere il risultato. Attendiamo che vengano visualizzati sul nostro monitor con Brian Toccacelli, bravo, è riuscito a preservare la posizione, anzi come avevamo detto era andato a passare Bartuccelli settimo, ottavo Furbetta, nono posto per Davide De Bortoli che ancora non ci viene segnalato, però si è riuscito a mantenerla come aveva fatto nella manche precedente. Intanto andiamo a vedere proprio la fonometrica. Con il responso che ci auguriamo sia positivo per lui. Allora eccola qua la classifica: ottavo Furbetta, nono De Bortoli, decimo bravo Marco Paganini, undicesimo Zonta, dodicesimo Monticelli. Gara no per Ivo, almeno in questa supercampione. Zonta ricordiamo che era caduto in partenza, adesso stavo pensando adesso mi sembrava che c'era qualcosa che era caduto in partenza, quindi dicevamo non ci saranno recuperi. Invece anche lui da ultimo ha fatto undicesimo, bravo Filippo. Bravo comunque Ivo Monticelli davanti a Muratori tredicesimo, quattordicesimo Furlotti, anche lui a buon recupero ma evidentemente ha perso più tempo nel risalire in sella e ripartire, quindicesimo Albertoni, sedicesimo Croci, diciassettesimo Marini, diciottesimo Beggi, poi Salomoni, Becconcini, Mattara, Della Mora, Grigoletto e tutti gli altri, e questa volta è andata bene per Filippo e per Cenerelli che è arrivato ventiquattresimo, quindi vabbè. Ancora però un'altra grande giornata, Michele, direi il motocross è bello, il campionato italiano è spettacolare, tirato e divertente, quindi... Sì, lo sport è sempre emozione, è sempre spettacolo e oggi il pubblico che è venuto qua oggi ha visto grande spettacolo, grande motocross e abbiamo riconfermato che comunque ragazzi viva il motocross perché è uno sport meraviglioso.
E sicuramente ancora una volta ne abbiamo avuta la dimostrazione, una pista splendida, old style con qualche contaminazione moderna, che sta naturalmente venendo riproposta ora in al slow motion con i passaggi spettacolari del guerriero di David Philippers. Quindi che dire, è stata un'altra grande giornata. Attendiamo ora l'intervento del Tambu per andare ad ascoltare i tre piloti che si sono messi in evidenza e che saliranno sul podio. Poi naturalmente non le seguiremo perché purtroppo il tempo sarà terminato, le premiazioni per tutti i vari campionati inseriti nel contesto di questo campionato italiano MX1 e MX2, che viene suddiviso poi in Elite, Under 21 e Over 21, più la classe 300, che ha un campionato a sé, sempre naturalmente con i punti estrapolati dal campionato. David Philippers, peccato per aver dovuto soffrire così, aver dovuto recuperare nelle gare precedenti, invece più tranquilla, tra virgolette, la sua condotta di gara in questa supercampione. Sì, in effetti David è riuscito a partire bene, ha condotto una bellissima gara, contro Lupino oggi purtroppo non ce n'era, però il grande David, il grande guerriero, ha dimostrato ancora che con la sua classe e la sua determinazione è ancora un pilota di altissimo livello, almeno nel campionato nazionale. Comunque gli rende merito il risultato, e poi grande Lupino anche se con questo infortunio, e poi tutti i ragazzi della MX2 che qui quel cervellino, purtroppo Ivo, avendo vinto le due manche, non si è riconfermato nella supercampione per la brutta partenza, però ti dico, con dei conti veloci dovrebbe aver comunque mantenuto la tabella rossa, parlo di Ivo Monticelli, strappata dalla onda di Michele Cervellin. Poi avremo la conferma grazie all'MGM Timing, ma questo diciamo che è più o meno certo, per cui Ottobiano si arricchirà di nuovi contenuti, di nuove battaglie. E allora il podio è già pronto, attendo che Tambu lo sia altrettanto, probabilmente starà anche lui raggiungendo il podio per andare, mi auguro, ad ascoltare i protagonisti. Intanto guardate le sospensioni come lavorano in fondo alla discesa che porta i piloti in un tratto, nel tratto più complicato e più insidioso, direi. Purtroppo anche la TV non rende l'idea delle buche, delle profondità dei canali, perché schiaccia molto l'immagine, ma vi posso assicurare che veramente questo tratto di pista è veramente insidiosissimo. Esatto, guardate come entrano dentro e poi devono accelerare via il piede, perché altrimenti rimarrebbe incastrato sulla pedale. Poi si accelera per questa azione di Simon Mallet con le sospensioni. È abbastanza duro il lavoro, il ragazzo. È abbastanza duro, però era molto veloce anche. Sì, sì, abbastanza duro, dicevo, la sospensione. Vedete che nonostante le sollecitazioni rimanga abbastanza distante la ruota posteriore dal parafango, quindi evidentemente lavora con le sospensioni da supercross. Esatto. E ormai direi che più o meno lavorano tutti così, la sospensione per i professionisti è dura. E allora, in gara precedente della MX, Philippers era corso a mettere il ghiaccio sulla botta, ed ecco Tambu con il lupo. Vai Tambu. Eccoci qua con il lupo, non ce n'era per nessuno in questa super finale, super campione. Sì, è stato buono per le due partenze, abbiamo fatto un po' più di allenamento, adesso hanno detto che Alberto sta meglio, perciò è una cosa che mi preoccupava quando l'ho visto in terra, per fortuna niente di grave, perciò c'è stato, mi sono divertito molto e il ritmo era buono, e anche la supercampione soprattutto ho avuto un bel feeling con la moto e con la pista, mi divertivo un sacco, perciò sono stato proprio contento. Sì, ecco Riccio, diciamolo, diciamo per tutti, Forato sta bene, è all'ospedale per un controllo, però pare nulla di grave, è cosciente, pare tutto a posto, quindi tutto tranquillo. Bravo al lupo, e intanto là in fondo c'è Philippers che sta ancora bevendo, se riusciamo a farci raggiungere, vieni qua. Allora, questa direi che, scusa ti interrompo, è la notizia che aspettavamo, quindi esatto. Ma ce lo aspettavamo con tutto il cuore. Positivissima. Positivo, come positivo secondo posto di Philippers, è andata bene, una gara, una super campione bella. Sì, dai, peccato la ripartenza, perché potevamo fare una bella prima manche, però dai, va bene, sono contento, secondo. E adesso vediamo un po' la fonometrica, perché oggi ce l'hanno con me, però va bene, dai, mi sono divertito, la pista era selettiva da mondiale, quindi non ero lontano da Lupino. Contare che io lo faccio part time, quindi va bene così, sono contento, ringrazio tutti, ringrazio tutte le persone che sono venute, anche questa cosa dell'ingresso gratuito ne valsa veramente la pena, sono contento per tutti, perché
credo che portiamo più fan a far così, a vedere il nostro sport che è uno dei più belli. E belle parole di un campione del mondo, la fonometrica hai detto, è andata bene stavolta? Ma non lo so, adesso poi vediamo, speriamo, non credo. Ho provato a mettere la marmitta di serie adesso, però vediamo. Va bene, dietro a te c'era Mallè che è là in fondo, che ci raggiunge. Una bella corsa, difficile andare a prendere e a doppiare ancora Philippe Herz. Sì, sono partito molto bene, ho fatto il roll shot. E ho girato bene, tranquillo, e grazie al mio team, Angelo che mi ha fatto la moto e tutti gli sponsor del MB Team. Nel Supercampione sei andato forse più forte di tutta la giornata? Sì, perché sono partito primo e quando parti bene la gara è più facile e sono molto contento. E potevi andare a prendere David, ma un po' stanco e terzo e molto bene per la Supercampione. Benissimo, complimenti a Mallè e io direi che possiamo passare al podio con questa bella notizia di Forato che sta bene, lo okay. Dicevamo prima. A te Riccio. Grazie Tambo, dichiarazione alla Catalano, se parti bene la gara va meglio, Dicevano sempre, parti in testa ma tieni la posizione, esatto. Del tuo lavoro. Vabbè, comunque complimenti, eccolo qua, Forato che era caduto anche in partenza di gara 1, questa e ci vengono riproposti gli highlight dell'inizio di gara 1, poi sappiamo tutti che è stata fermata per la caduta di Forato che poi, come detto, si è risolta nel migliore dei modi. E momenti di sorpassi, momenti di attacchi, un Lappucci oggi finalmente ritrovato, ci fa piacere perché lo avevamo lasciato, eccolo qua, al momento della bandiera rossa, lo avevamo lasciato a Città di Castello lo scorso anno nei primi di giugno, tra i protagonisti, poi aveva vinto ma era stato arretrato per la fonometrica, oggi invece non ha vinto, però è stato sempre là davanti e questa è la cosa importante. La ripartenza, eccolo là, Zonta che era caduto, poi è arrivato. Oggi si smentiscono tutti, diciamo sì. Che non, avevamo detto che non ci sarebbero state rimonte e lui ha fatto una gran rimonta. E qui invece il gran sorpasso di Alessandro Lupino che è andato a guadagnare la prima posizione. Ora il gran sorpasso, come si faceva una volta in discesa, che purtroppo diventano sempre più rare nel mondo del motocross moderno, vabbè. E noi che siamo dei nostalgici vorremmo avere più discese, vabbè, però ci accontentiamo di quello che comunque riusciamo a vedere e a commentare. Qui invece il Cerve che è andato a superare Bertuccelli, che ora subisce la stessa sorte con l'attacco di Matteo Bonini, un comunque bravo, lo sottolineiamo perché è bravo, è Giovanni Bertuccelli, ma oggi ancora una volta il più bravo di tutto è stato lui, il numero 77, Alessandro Lupino. Triplete per lui ed eccoli sul podio con il centro, che è il posto al centro, il posto del vincitore e con la premiazione. Andrea Vignozzi ancora presidente, noi non possiamo fare altro che io ringraziare Michele Fanton, grazie ad Alex Danni, grazie insomma a chi ha lavorato dentro e fuori la pista, grazie a tutto lo staff. Michele, ci vediamo a Ottaviano. Sicuramente ci vediamo, grazie a te Ricciotti e a tutta la vostra organizzazione. Grazie ancora e ragazzi guardateci sempre perché il motocross è un grande spettacolo. Assolutamente, allora a nome mio un ringraziamento va a tutto lo staff tecnico di Sport Television, FX Action e il Motoclub Brilli Peri, che dire, è stato un piacere e quindi tra il 3 e il 4 di giugno ci ritroviamo a Ottaviano per il quarto round del campionato italiano motocross. Buon motocross a tutti, ciao, alla prossima. Ciao a tutti.